Ciao a tutti e benvenuti, sono LeFerri e oggi, come potete vedere, scopriamo Doom VFR, Doom Virtual Fucking Reality, in occasione dell'Ansia Doom Eternal che avverrà fra qualche giorno. Ho voluto provarlo, era un po' che l'avevo recuperato in realtà e mai toccato per motivi di spazio più che altro, perché effettivamente sapete che la realtà virtuale, ora come ora, con tutti i cavi che ha, come potete vedere, occupa davvero davvero tanto spazio. Allora, campagna, per l'occasione ragazzi, sto usando il VR AIM, come si chiama? Sì, in teoria è così, VR AIM. È possibile giocarlo anche con il controller, se non ho capito male, e anche con i move separati eventualmente, però io per l'occasione ho preferito questo qua. Allora, avvia campagna, difficoltà, troppo giovane per morire. L'esperienza di gioco più rilassata. Allora, visto e considerato che è la prima volta che lo gioco col VR, direi che scegliamo questa modalità qua e vediamo un po'. Complesso di ricerca avanzata. Il teletrasporto è il mezzo di spostamento primario, ma anche scattare può tornare utile per percorrere brevi distanze. Allora, sicuramente i controlli non sono così intuitivi come dovrebbero essere, come lo sono con un pad normale. Per cui devo un attimo abituarmi, poco ma sicuro. Il progresso richiede sacrifici. Offri oggi la tua dedizione. Allora. Ah, odio le riunioni. Sì. Ditemi cosa devo fare. Rilevata presenza demoniaca. Bene. Ma che cosa? Figata. Datemi un'arma per cortesia. Presenza demoniaca a livelli di guardia. Come potete vedere, le mani seguono la visuale, non il controller, per il momento. Pinchi, porca vacca. Sai che abbiamo fatto una brutta fine. Completato. Yes, sono stato bravissimo. Alimentazione principale offline. Dove mi trovo? Oh mio Dio, sono morto. Forse no. Qualcosa deve aver attivato il protocollo di trasferimento cognitivo. Non accadeva da Aiden. Ho bisogno di risposte. Alimentazione principale offline. Niente energia. Su, al lavoro. Da qualche parte ci deve essere un telaio da combattimento. È un'idea. Tempismo perfetto. Vediamo un po' che cosa sa fare. Movimento Doom VFR. Punta la destinazione del teletrasporto. Teletrasporto con questo, ok. I telai da combattimento si sposta principalmente tramite teletrasporto. Quando imposti la destinazione del teletrasporto, il tempo rallenta. Va bene, quindi io faccio così praticamente. Ok. Però posso anche ruotare con l'analogico. Va bene. Mamma mia, che strano. Perfetto. Scattare. Premi la direzione per scattare. Il telaio da combattimento può anche effettuare dei brevi scatti in una delle quattro direzioni. Ok. Porcaccia, che figata. Wow. Armi. Mantieni ruota delle armi, che è qua. Ok. Seleziona arma evidenziata. Fuoco, va bene. Tieni premuto il tasto R1 per visualizzare la ruota delle armi. Usa la levetta sinistra per scegliere l'arma e sti cazzi, non mi hai neanche fatto vedere. Bene. Per il momento è completamente scalibrato. Wow.
Ah, perché è messo male? Ah, ecco perché forse. Ok, già meglio. Era un po' spostato nell'asse. Va bene, andiamo avanti. Tele uccisione Doom Warfare. Teletrasportati nel punto in cui si trovano i nemici storditi. Quando un demone rimane stordito dopo aver subito danni sufficienti, puoi teletrasportarti dentro di lui per neutralizzarlo. Interessante. Wow. Ehi, 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 buoni, buoni, buoni. Così praticamente. Devo sicuramente abituarmi ai comandi. Già, 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 già. È un po' che non prendo in mano la terra virtuale. Ok. Sì. Granate. Arma granata, rilascia granata. Il telaio da combattimento è dotato di granate. Premi L1 per armare una granata e lanciala contro il bersaglio al momento giusto. Una nuova granata viene caricata dopo l'esplosione di quella attuale. Quindi così, giusto? Perfetto, direi. Boom! Perfetto. Ah, ce n'è un altro lì. Vai! Ciao! E la ruota delle armi? Tira a pompa. Wow. Ok. Bene. Beh? Ah, fa qui giù. Sì. Spinta di scudo. Spinta di scudo con cerchio. Usa la spinta di scudo per allontanare i demoni che ti circondano. Evidentemente il tutorial non è fatto per questo, per ucciderlo, perché è impossibile che non l'abbia ucciso, dai. Via tutti. Ancora via tutti. Via. Perfetto. Ok. E adesso? Cassa Argent. La cassa Argent permette di potenziare integrità del telaio, capacità delle munizioni e durata della dilatazione temporale quando determini la destinazione del teletrasporto. Apriti sesamo. Premi R3. Devi l'energia ai sottosistemi. Allora, integrità telaio. Aumenta permanentemente salute massima e capacità della corazza. Aumenta la durata dell'effetto slow motion, durata del teletrasporto, munizione, aumenta permanentemente la capienza. No, direi di aumentare la vita per il momento. Perfetto. Trofeo di bronzo. Primo potenziamento. Ok, e poi qua cosa c'è? Potenziamenti arma. La stazione di potenziamento delle armi ti permette di potenziare una delle tue armi con una modifica preimpostata. Seleziona un potenziamento per arma sulla griglia. Premi il comando di conferma per completare la transazione. Ok. Modifiche armi. Dopo aver potenziato un'arma presso l'apposita stazione, potrai accedere alla relativa modifica. Mamma mia, perché sei così vicino? Oh. È stranissimo. Pistola o fucile a pompa? Fucile a pompa, dai. Vai. Ok. Allora, andiamo avanti? 13. Pratica, congratulazioni per aver completato il tutorial del telaio da combattimento. Mettiti alla prova liberamente, no, metti alla prova liberamente le tue abilità in questa stanza. Quando vuoi tornare alla realtà, posizionati sulla pedana del teletrasporto. Ma io direi che per me va bene andare avanti, eh. A meno che non facciamo così. Ok. Vedete una bella granata. Sì. Ah, non è che casino. È una figata da vedere, ve lo garantisco.
Wow. E andiamocene, dai, abbiamo capito come funziona più o meno. Sono un po' spaesato. Attivare l'energia principale. Dalla posizione, onestamente, va bene. Ripristina l'energia principale, inserisce la cella energetica. Ok. Vuota delle armi, eh. Sola. Più o meno ci siamo, lei. Purtroppo è importantissimo regolare bene la telecamera, eh. È fondamentale in un gioco come questo. Se soffrite di motion sickness non ve lo consiglio vivamente. Ve lo sconsiglio vivamente. Muovi aria in avanti. Ok. Online. Bene. Rilevata breccia demoniaca. Ups. Divertiamoci. Ma cosa divertiamoci? Stavo bene anche da solo io, onestamente, sai. Vai di granate, chi è? Però mi sa che è un po' distante. Boom! Squartato. Oh, porca vacca, uno di quelli che esplodono. Ecco per l'appunto. Corazza, grazie. Sì. Ma dove cazzo lo vede il fucile? Boh, va bene. Ah, ecco perché un po' una volta mi sono spostato. Ora si capisce. Ok. Qualcun altro? No. Completato. Wow. Devo un attimo abituarmi di nuovo, eh. Poi è il dipartimento risorse. No, qua è dove sono arrivati. Operazioni. Ma va, che figata, cosa sono sti cosi? Devo controllare lo stato della struttura. Strano, è stata attivata una stazione di trasferimento energetico Argent. Chi ha messo le mani sulla stazione di riserva Argent ha creato un nuovo portale. Se il portale non viene chiuso, questa struttura finirà molto male. Quel teletrasporto è rotto, ma mi serve per spostarmi. Trovo il pezzo del teletrasporto. Che figata, quindi questo qua è una sorta di database delle cose. Wow, wow, wow. È bellissimo da vedere. Bene ragazzi, noi qui concludiamo questo mini episodio scoprendo che Doom Warfare effettivamente è davvero cazzuto come gioco. Solo che devo un attimo regolare bene l'ambiente, perché effettivamente sono troppi ostacoli e me ne sono appena reso conto. Detto ciò, grazie e alla prossima!